stavo dicendo a lui che qui aver fatto questa scritta qui è proprio significativo, perché qui c'era una fabbrica di macchine e utensili per la falegnameria e c'erano molti ragazzi giovani di Niguarda, allora a 14 anni via subito a lavorare, non è che si perdeva tempo. E qui questi ragazzi qui che facevano i meccanici o imparavano a diventare meccanici recuperavano e rimettevano e rifacevano funzionare le armi che erano state sotterrate, quindi arrugginite eccetera, e loro con pazienza li sistemavano e poi andavano a provarli qui al fontanino. Lei quanti anni aveva? Io avevo 12 anni. E quindi sono ricordi vivi nella sua memoria? Come allora, si può immaginare. Io mi ricordo che poi mia mamma mi ha chiuso in casa. No, ci vanno in giro a far pirla, le faccio ci fanno quei sciuffettata, sta in ca, e poi si scappava lo stesso. Che effetto le fa vedere la memoria della sua infanzia? Guarda, mi si stringe il cuore. Tant'è vero, ho brigato per avere la bandiera lì, perché per fare quella bandiera lì ho dovuto tagliare lo stemma sabaudo, no? E mettere in derrione, cioè, per chiudere. Allora, il Murales nasce per celebrare il 70° anniversario della liberazione, che sarà il 25 aprile di quest'anno, e ricorda la storia dei niguardesi. Due donne in bicicletta, due staffette che sono raffigurate sulla sinistra del murale, che sono Gina Galeotti Bianchi e nome di battaglia Lia e la Stellina Vecchio, che arrivavano in bicicletta dall'ospedale maggiore andando verso il centro di Niguarda, portavano gli ordini dell'insurrezione nel pomeriggio del 24 aprile 1945 e furono oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte di truppe naziste in fuga che stavano scappando, che si scontrarono con la barricata che è raffigurata sulla destra del murale, che stava proprio lì dietro in via Graziano Imperatore all'altezza del numero 40. Figlio della Stellina Vecchio, che accompagnò la Gina Bianchi che portava l'ordine di insurrezione, e questa donna che era incinta, il marito era in galera, e venne mitragliata e morì con questo ordine che portò, ed è diventato un simbolo per Niguarda questa donna, no? Poteva essere uccisa mia madre, poteva non esserci io. Negli anni 70 c'era dietro un giardino che c'è qua vicino, dove c'è un grande monumento ai caduti, c'era un murales fatto ai tempi delle fabbriche, credo. Io non ero neanche nata, però mi ricordo che c'era ancora quando andavo alle elementari. È stato coperto perché era molto rovinato e la proprietaria del muro non era più interessata a tenerlo. E con qualche ragazzo, la Chiara che è lì e Jonathan che sono qua della zona, è dal 2010 che provavamo a dire facciamo comparire qualcosa di simile che ricordi un po' anche l'anima delle fabbriche e la storia della resistenza qui in quartiere. Allora, questo murales era un omaggio a una compagna caduta, trucidata dai nazisti che scappavano da Niguarda quando venne liberata un giorno prima del resto di Milano, e quindi da una vigliaccata fatta dall'esercito occupante che scappava con la coda tra le gambe. E tutto sommato anche quello che è successo a questo muro è quasi paradigmatico di quello che rappresentano i fascisti e il loro discutibile bagaglio di valore. Per fortuna quello che abbiamo sempre visto qua è che Niguarda è un quartiere estremamente ricettivo ed è un fantastico esempio di quello che significa avere un carattere resistente ancora oggi, e quindi ogni qualvolta c'è stato qualcuno che ha cercato di deturparlo c'è stata una mobilitazione collettiva per ripristinare immediatamente il murales, come stiamo facendo oggi. Insomma, è un quartiere che fin dal 1920 ha una storia popolare e antifascista, e quindi è stato fatto questo murales, che tra l'altro è fatto bene, quindi ha un impatto notevole, non è un murales buttato lì, questi ragazzi l'hanno fatto bene, e quindi viene attaccato continuamente, e quindi è diventato e deve diventare secondo me un simbolo della lotta antifascista di tutta la città.
I ragazzi della fotografia, beh, lì ce n'è qualcuno, cioè, però è tutta gente che supera i 20 anni. Supera i 20 anni. Io mi ricordo che c'erano gente di 17, 18, 19, 20 anni. Questo murale è anche un po' un modo per tenere viva questa memoria. Ma per me, guarda, io quando l'ho visto, gli ho telefonato subito a lui, una cosa straordinaria. Soprattutto perché è fatta con una grafica straordinaria. Infatti, quando ho visto che l'hanno deturpato, io ho fatto già un infarto. 6 anni fa, quindi una cosa brutta proprio, si vede, non so perché l'hanno fatto, io penso che non siano neanche degli antifascisti, siano dei balordi. Torneremo sempre a ripristinarlo, l'abbiamo fatto 2 volte, lo rifaremo altre volte, non è la prima volta che incontriamo queste difficoltà, ai tempi abbiamo dovuto anche conquistare dei muri senza che avessimo un patrocinio comunque da parte dell'ANPI o da parte del consiglio di zona, quindi da oggi in poi tutta l'attività di protezione sarà a carico dei nostri iscritti, che sono tanti e che stanno aumentando. Quest'anno noi abbiamo il 35% di iscritti nuovi. Il peccato vero è che appunto sembra un litigio. Se vai in una scuola media a chiedere cosa è successo, ti rispondono: sono i comunisti che hanno fatto il murale, sono i fascisti e litigano e non è un problema nostro. Mentre invece l'antifascismo dovrebbe essere dentro la Costituzione, non dovrebbe essere un problema. Dopodiché credo che se c'è la volontà, insomma, di sfregiare la memoria dei cittadini di Niguarda e dei figli di quei cittadini, perché io sono figlio di uno di quelli che stava su quella barricata lì, e beh, sai, credo che sia controproducente per chi lo fa. Se vogliono continuare a farlo, saranno sempre meno ben visti in questo quartiere. Già adesso devo dire che le loro quotazioni sono molto in ribasso. Se continuano così, meglio che non si facciano vedere di giorno. Quando c'è stato l'ordine di Scelba di consegnare le armi, no? Scelba. Degli americani praticamente, no? Di consegnare le armi, qui i ragazzi ormai avevano un'idea della resistenza molto diversa da quello che avevano intenzione gli americani. E suo papà poi era uno di quelli. Qui l'idea di quei giovani lì era andare avanti, proseguire nella resistenza e poi dopo. Cioè, hanno dovuto per forza arrendersi, nel senso che qui ormai c'erano gli americani.